Il nuovo official store della Pescara Calcio è stato inaugurato ieri, nuova anche la location, trasferita da via Regina Margherita a quella attuale di via Carducci. Al battesimo del nuovo negozio di articoli sportivi e gadget ufficiali della Pescara Calcio era presente la dirigenza praticamente al completo, col presidente Daniele Sebastiani, i direttori Luca Leone e Giorgio Repetto e buona parte della rosa che proprio a via Carducci ha effettuato il classico rompete le righe per dare il via alle vacanze. Tanti tifosi che hanno preso parte all'inaugurazione alla ricerca di una foto o di un autografo da parte dei propri beniamini. Insomma, il Delfino non perde il proprio appeal, benché quella appena conclusa sia stata un'annata negativa. Nello store saranno attivati anche il servizio biglietteria per le partite del Pescara e di sottoscrizione delle tessere di abbonamento una volta che la campagna 2018-2019 sarà lanciata, con la speranza che la prossima stagione nasca sotto ben altri e migliori auspici, come sottolinea il responsabile dello store, Roberto De Vincentis. Con tutti questi ragazzi che sono venuti oggi ho visto un grosso entusiasmo, mi ha fatto piacere vederli sorridere, ecco. Anche perché se arrivano risultati c'è più interesse, c'è più seguito e ne guadagna anche lo store. Esatto, assolutamente sì, sì. Chiaramente se un campionato di vertice sicuramente farà sì che il nostro store sarà quello che ne gioverà di più anche, ecco. Dicevi prima, e questo sarà anche uno dei punti vendita per quanto riguarda i biglietti e gli abbonamenti per la prossima stagione. Esatto, sarà uno dei punti vendita con due postazioni, biglietteria per le partite in casa, chiaramente abbiamo cercato di rendere più agevole la biglietteria per tutti quanti i nostri tifosi. Chiaramente noi siamo qui ad attenderli con la postazione fissa, però chiaramente ci sono anche i punti internet che possono essere usufruiti, ecco.